Buona giornata, ben ritrovati per questa edizione di Today 24 giorno in apertura. Ieri il delicato vertice europeo per far fronte alle minacce della Russia. Quello che si apre tra poche ore dovrà tenere conto delle possibili crisi di sicurezza e serve un approccio che tenga conto di tutti i rischi. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità imperativa di una preparazione militare e civile rafforzata nonché coordinata. E a poche ore dall'inizio del vertice si è rifatto vivo il presidente ucraino Zelensky, dicendo che i terroristi russi non hanno missili tali da poter aggirare la difesa dei Patriot americani e di altri importanti sistemi mondiali. Ciò sarà tutto possibile se i partner europei avranno sufficiente volontà politica. Zelensky ha parlato di questo dopo che un attacco missilistico russo è stato sventato dalle forze ucraine, abbattuti 30 missili, di cui uno ipersonico. Intanto la Russia utilizzerà tutti i meccanismi giudiziari per rispondere se l'Unione Europea deciderà di confiscare i proventi dei suoi capitali congelati in Europa per destinarli a Kiev. E lo stesso Cremlino ha denunciato la pressione senza precedenti degli Stati Uniti e dell'Unione Europea sulla Cina dopo che alcune banche hanno respinto pagamenti in One da parte di aziende russe per il timore di sanzioni secondarie. E veniamo adesso alla nostra identità regionale. Partiamo da Bari, il caso Bari, perché il sindaco Antonio De Caro ha risposto in conferenza stampa ieri al ministro dell'Interno Piantedosi dopo che quest'ultimo aveva deciso l'invio di una commissione ispettiva per un iter di sciogliere il comune per infiltrazione mafiosa. All'indomani della decisione del ministro dell'Interno Piantedosi di mandare un'ispezione a Bari per l'iter del possibile scioglimento del comune per mafia, il sindaco De Caro non ci sta e ha convocato mercoledì una conferenza stampa per dare la sua versione dei fatti, ribadendo che la decisione ministeriale è un atto di guerra verso la città. Il primo cittadino barese ha difeso a spada tratta il suo operato, sottolineando che nel corso della gestione amministrativa ci sono state ben 23 denunce e querele su quanto è successo negli ultimi anni, difendendo la strada della legalità intrapresa dal suo insediamento al comune e ricostruendo gli episodi contestati nell'iter ministeriale. Neanche a poche ore di distanza, il ministro Piantedosi, in una intervista ad un TG della rete nazionale pubblica, difendeva la scelta dell'azione, basandosi sull'operazione che aveva portato in carcere 130 persone e ribadendo che la lotta è criminale, non sui sindaci, pur comprendendo l'amarezza del primo cittadino barese. Una vicenda che nei prossimi giorni è destinata ad avere sviluppi almeno di 2 mesi dalle amministrative che rimangono nell'incertezza dopo gli ultimi avvenimenti. Parliamo di clima. Nel 2023 il riscaldamento globale è arrivato a 1,45 sopra i livelli preindustriali. Siamo ad un soppio dal limite fissato dall'accordo di Parigi e poi dalla COP26 di Glasgow in Scozia. L'Agenzia dell'ONU per il clima aveva già rilevato che a gennaio dell'anno scorso era stato l'anno più caldo registrato da quando ci sono state rivelazioni scientifiche. Un nuovo rapporto ha rincarato la dose. La temperatura media globale è arrivata a 1,45 gradi. La COP26 di Glasgow nel 2021 aveva abbassato questa soglia ad 1,5. Le concentrazioni dei tre principali gas anidride carbonica, protossido di azoto e metano hanno raggiunto livelli record 3 anni fa e mostrano una continua accrescita anche nell'anno appena trascorso. Innanzitutto il caso Bari. Ieri, nel corso del nostro speciale, vi abbiamo riferito le reazioni politiche sia del centrodestra che di una parte del centrodestra, Fratelli d'Italia, e di una parte del centro. Sinistra, mentre ancora silenzio con dichiarazioni ancora non ufficiali da parte del Movimento 5 Stelle, però da autorevoli esponenti del partito trapela una preoccupazione per quanto accaduto in questi giorni, una situazione molto delicata che non è passata inosservata all'interno del Movimento Pentastellato. La legalità è considerato un valore fondante della nostra agenda politica, ma a patto che non sia occasione di strumentalizzazione
strumentalizzare la vicenda e di farne una clava di attacco politico. Poi, tra l'altro, lo stesso Movimento Pentastellato non accetta lezioni di etica e legalità da parte del centro-destra. La Commissione Sanità della Regione Puglia ha approvato una proposta di legge che prevede indennità economiche per i direttori degli istituti di ricerca pugliesi. Il provvedimento modifica la legge regionale che istituisce l'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale, con l'intento di potenziare la rete oncologica e gastroenterologica e ridurre la mobilità passiva. Data la crescente complessità delle funzioni dei direttori generali degli istituti di ricerca, si è deciso di equiparare il loro stipendio a quelli dei direttori generali delle aziende sanitarie. All'unanimità sono stati accettati due emendamenti proposti dall'assessore regionale alla sanità pugliese. Uno di questi permette di innalzare a 72 anni l'età massima per i responsabili sanitari nelle strutture private accreditate in risposta alla carenza di dirigenti medici. Questo limite di età ovviamente non vale per le strutture autorizzate all'esercizio. La scadenza è il 31 dicembre 2025. Spostiamoci adesso a Cerignola nel Foggiano, dove si è svolta dall'11 al 15 marzo il progetto Erasmus Plus dedicato a Jules Verne ed ai suoi romanzi. Hanno partecipato le nazioni di Romania, Turchia, Spagna e Portogallo, unitamente all'Italia con l'Istituto Comprensivo di Vittorio Padre Pio. Abbiamo intervistato la professoressa Silvana Laiso, ecco che cosa ha detto al nostro telegiornale. Silvana Laiso, professoressa all'Istituto Comprensivo di Vittorio Padre Pio, dall'11 al 15 marzo avete ospitato il progetto Erasmus Plus dedicato a Jules Verne e sono venuti tantissimi paesi europei. Come andate in sintesi e quanto siete soddisfatti di tutto ciò? È andata benissimo, sono venuti 5 stati esattamente, sono venuti dalla Romania, dalla Turchia, dalla Polonia, dalla Spagna e dal Portogallo. Hanno portato tutti quanti 31 ragazzi e sono stati tutti ospitati in famiglia, quindi abbiamo trovato 31 famiglie qui a Cerignola, tutti contentissimi di aver vissuto questa esperienza. È stata formidabile, tutti alla fine si sono congratulati sia per l'organizzazione, per le attività che abbiamo fatto, perché abbiamo sviluppato soprattutto delle attività per lo STEM e quindi siamo andati a vedere la paleolica per produrre l'energia verde, poi siamo andati anche il professor Gadaleta ha fatto degli esperimenti, ha mostrato come costruire un motore elettrico, un motore a vapore. Gli stessi ragazzi quindi hanno provato a fare questi esperimenti ed è stata veramente una bella iniziativa che tutti quanti hanno elogiato, tutti quanti hanno apprezzato. Senta, professoressa, lei se le chiedo se dopo questo splendido progetto Erasmus Plus che avete dedicato a Jules Verne ci saranno degli altri che vi vedranno protagonisti. Sì, adesso ad aprile ci sarà un altro progetto chiamato Offline, dove dobbiamo mostrare, cioè i ragazzi dovranno imparare come formare un video e poi anche vedere l'utilità, cioè di sostituire l'uso del telefonino con le attività sportive dirette. Per questo si chiama Offline. Abbiamo già fatto ogni stato, noi siamo 4 stati in questo progetto, abbiamo già realizzato un Padlet per ogni stato dove i ragazzi hanno, prima di tutto, si sono staccati per un giorno dal telefonino, da questi social media e il giorno successivo hanno scritto le loro impressioni su come è andata la cosa, vale a dire come si sono sentiti, cosa hanno fatto in alternativa all'uso del telefono. E adesso spostiamoci a Zapponeta nel Foggiano, dove un paese intero è impegnato nella rappresentazione della Passione di Cristo. L'evento è in programma questa sera per le vie del paese che di fatto apre le tradizioni della Settimana Santa. Set scenografici realizzato grazie all'impegno dei residenti del posto che hanno lavorato giorno e notte per realizzare abiti e scenografie, curando nei minimi dettagli ogni particolare. È stato organizzato da una locale parrocchia il cui
barocco, mette in evidenza la bellezza di lavorare insieme alla realizzazione dell'intera scenografia. Basti pensare che si sono adoperati bambini che vanno dai 10 anni in su e anziani oltre gli 80. È un modo per imparare a convivere, a fare gruppo ed a volersi bene, del miglior modo per arrivare alla Pasqua. E adesso andiamo a parlare di disabilità, perché come sapete lo scorso venerdì ve ne abbiamo anche parlato. È partito il progetto del Comune di Cerignola insieme ad altri della provincia di Foggia dal titolo Avrò cura di te, che riguarda l'interlocuzione tra i comuni e le famiglie con persone disabili e quelle del terzo settore. Era presente anche il garante della diversabilità della Regione Puglia, Antonio Giampietro. Lo abbiamo intervistato. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di World News Web 24. Dottor Giampietro, innanzitutto grazie di essere con noi per questa intervista per il nostro telegiornale. Quali spunti possiamo trarre da questa splendida serata qui a Cerignola per questo progetto? Anzitutto, come ha detto lei, è stata una splendida serata. La partecipazione che c'è stata, il calore che ho sentito, l'attenzione soprattutto che ho sentito, sono un sintomo di quanto questi temi siano importanti e siano sentiti dalle persone che hanno necessità veramente di sentirsi coinvolti anche nelle scelte che riguarderanno le loro figlie e i loro figli. Senta, dottor Giampietro, quanto è importante che queste persone possano essere, diciamo, vive e vivere la loro quotidianità. È fondamentale, anzitutto perché ognuno di noi fa parte di questa società e dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter vivere, anzitutto, e di vivere dignitosamente. Quindi, per essere messi nelle condizioni di vivere dignitosamente, c'è bisogno di un sostegno, e questo sostegno lo devono dare anzitutto le istituzioni, e poi anche ognuno di noi ci deve mettere, come cittadino, ci deve mettere del suo. È importante lasciar libere le persone, anche le famiglie. Questo è un messaggio per le famiglie. Ci sono sicuramente, le famiglie sono le prime che si prendono cura delle persone, che hanno la responsabilità e anche l'onere, purtroppo l'onere è tutto su di loro poggiato. Però le famiglie devono spesso anche capire che a volte devono lasciare anche loro liberi i loro figli, a seconda delle disabilità che ognuno ha, delle diversità che ognuno ha e del grado di autonomia che ognuno può raggiungere. La sua elezione è arrivata dopo un periodo difficile. Le chiedo adesso il suo cammino, come sarà in questo anno per lei come garante della diversabilità in Puglia, dottor Giampietro? Innanzitutto, quello che sto soprattutto facendo è quello di incontrare le associazioni, che sono spesso coloro che sul territorio supportano il lavoro, supportano le persone con il loro lavoro, con il loro impegno, e soprattutto lì dove le istituzioni spesso non arrivano, cioè nei comuni anche più periferici. E poi l'incontro con le persone e le associazioni, l'incontro con le persone, la presenza sul territorio e la programmazione, ecco. Sono tutte parti della stessa, diciamo, della stessa medaglia, però sono è un impegno lungo da portare avanti, è un impegno che faccio con dedizione, e soprattutto la presenza sul territorio è quello che mi imposto come mantra, perché bisogna essere vicino alle persone, raccogliere e cercare di essere da mediatori, da facilitatori rispetto ai diritti violati, sempre nell'ambito della tutela dei diritti delle persone, nella non giurisdizionalità, cioè nel senso tentare fino in fondo di facilitare le persone affinché, quando loro trovano degli ostacoli, questi ostacoli vengano rimossi. E veniamo adesso alla pagina sportiva. Stasera a Fort Lauderdale in Florida, prima amichevole negli Stati Uniti per la nazionale azzurra di calcio di Luciano Spalletti, in preparazione dell'Europeo di calcio in Germania. Ed a sorpresa arriva ad incoraggiarli il numero 3 del tennis mondiale, Jannik Sinner.
Primo in impegno in terra americana per la nazionale azzurra di calcio allenata dall'Oceano Spalletti che da martedì si trova negli Stati Uniti a Fort Lauderdale in Florida, dove sosterrà la prima delle due amichevoli previste prima del campionato europeo di calcio in programma a giugno e luglio in Germania. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno ricevuto a sorpresa la visita del numero 3 mondiale del tennis, Jannik Sinner, che ha fatto visita a sorpresa al team calcistico. È stata una serata caratterizzata da battimani scoscianti da tutta la squadra schierata in cerchio a centrocampo. Poi, dopo la visita di Sinner, sono proseguiti gli allenamenti in vista della sfida di questa sera, che tra l'altro è un inedito. Infatti, né Italia e né Venezuela si erano incontrati prima d'ora. Ci sono tutte le basi per assistere a un buon incontro e soprattutto per Spalletti di trarre indicazioni positive. Ricordiamo che la prossima sfida amichevole sarà in programma domenica contro l'Ecuador. Ed è tutto per questa edizione di Today 24 giorno. Vi ringraziamo di essere stati con noi. La nostra informazione ritorna come sempre domani mattina alle 8:30 con Good Morning Mondo Puglia. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.